È appena terminata l'ultima partita del campionato del Virtus Basket Terni, ha battuto il Marciano fuori casa. Siamo con il playmaker Michele Pagliari. Ciao. Finalmente una bella partita, una bella vittoria che dà tanto morale per i playoff. Sì, siamo molto contenti per questa prestazione, credo che lo sia anche il coach per quello che abbiamo dimostrato in campo, nonostante la classifica comunque era già definita, quindi tabellone dei playoff uguale. Però credo che ci serve molto, soprattutto per queste due settimane in allenamento, come abbiamo affrontato la partita per la prima partita in casa che abbiamo contro Ellera. Quindi credo che ci è servito molto a tutta la squadra, soprattutto cioè, ha dato spazio insomma anche ai ragazzi, così. E speriamo soprattutto che Nicola ritrovi la forma fisica perfetta per affrontare questi playoff. È stato un campionato di alti e di bassi, sì. Condotto molto bene all'inizio, in testa. Soprattutto nell'ultima parte della stagione abbiamo un po' staccato con la testa, con la giusta concentrazione per affrontare le partite, perdendo partite che obiettivamente erano da vincere. Quindi magari invece che una quarta posizione, anche magari una terza, una seconda, potevano fare un pochino comodo. In più sta, esatto, di fatto che era importante entrare almeno nelle prime quattro per giocare l'eventuale bella in casa. Beh, insomma, che voto diamo a questa Virtus per questo campionato? È difficile darlo? Cosa, che voto sette ti dai? E mezzo, 7 e mezzo 8? Sì. Va bene. Soprattutto perché eravamo tutti ragazzi magari che non avevamo, cioè solo alcuni avevano giocato insieme, poi molti l'under, quindi 7 e mezzo 8 è giusta valutazione. Beh, direi che il morale è buono, vero Michele? Sì. Quindi è ottimo per incominciare questi playoff. In bocca al lupo. Crepi, il lupo. Per la prossima partita. Grazie.